tornati ad Aree di Crisi questa settimana insieme all'avvocato Forlani, che è stato parlamentare e membro della Commissione Esteri della Camera. Affronteremo con lui, andremo ancora più a fondo nel conflitto siriano. Avvocato, qual è la sua valutazione del conflitto in Siria in questo momento? La valutazione del conflitto siriano è sicuramente la prima idea che mi viene in mente, prorompente, è che è un conflitto devastante, è l'epicentro di tensioni e di derive molto pericolose per la stabilità mondiale, cui la comunità internazionale deve cercare di porre rimedio nei tempi più rapidi possibili. È un conflitto che ha evidenziato atti di barbarie, atti di oppressione, popolazioni oppresse, popolazioni espulse dai propri territori, migrazioni di massa, grandi criticità per l'Europa e per altri paesi provocate da questi esodi. E grandi sofferenze inflitte a popolazioni, soprattutto islamiche, cristiane, ma anche islamiche, da quello che è un po' il protagonista, uno dei massimi protagonisti negativi di questo conflitto, che è appunto l'ISIS, lo Stato islamico dell'Iraq e del Levante, il più forte dei soggetti che tendono ad abbattere il regime di Assad, l'espressione del più estremo fondamentalismo sunnita che si è reso protagonista di atti di barbarie di violenza indicibili cui non pensavamo si potesse più arrivare nell'età contemporanea. Quindi io credo che si debba arrivare ad una soluzione politica che ponga fine al conflitto, che vanifichi il consenso dell'ISIS, che vanifichi le ragioni di coloro che, pur non appartenendo al fondamentalismo più estremo, hanno riposto fiducia nell'ISIS, e che consenta una transizione alla pacificazione e alla democrazia in quel martoriato paese. Ma questa crisi in Siria si sta portando avanti da parecchio tempo. Perché l'Occidente non è riuscito ad attuare una politica internazionale valida in quel quadrante? La crisi siriana nasce sull'onda delle primavere islamiche, delle primavere arabe. Quella siriana è stata una delle primavere che ci furono nel 2011 in Egitto, in Tunisia, anche con esiti assai drammatici in Libia. Ci fu anche in Siria, ci fu anche in Siria. Questa primavera era la legittima e comprensibile protesta di un popolo molto molto diffusa nella popolazione siriana, di un popolo contro il regime di Assad, contro il regime alawita, la confessione sciita alawita, quella a cui appartiene la famiglia Assad, un regime che tra padre e figlio durava da oltre 40 anni, molto autoritario, molto opprimente, che aveva determinato una sorta di isolamento internazionale di quel paese, un regime che non rispondeva alle aspettative del popolo e che soprattutto le giovani generazioni volevano rimuovere, così come era stato un po' rispetto all'Egitto di Mubarak, rispetto alla Tunisia di Ben Ali. E quindi ci fu una ribellione comprensibile e condivisa dall'Occidente. L'Occidente, che non amava Assad, vedeva positivamente questa ribellione. Ribellione sfociata in guerra civile, perché poi Assad ha reagito anche molto brutalmente, ha cercato di difendere il suo regime. Inizialmente probabilmente questa ribellione era guidata anche da forze sinceramente democratiche o da forze che intendevano innovare il sistema politico siriano in senso democratico, comunque modernizzare il sistema. Solo che successivamente, dato che abbiamo visto poi le primavere sono fallite dappertutto, tranne che in Tunisia probabilmente, anche lì la primavera è fallita perché la guida della ribellione, soprattutto dopo la reazione molto violenta del regime, la guida è stata assunta dalle forze del fondamentalismo sunnita. L'ISIS, che erano cioè inizialmente i reduci del vecchio regime sunnita di Saddam Hussein in Iraq, che avendo perso l'egemonia
del paese, rivestita per molti anni ed essendo divenuti succubi dell'etnia sciita, peraltro maggioritaria in Iraq, una parte di questi aveva reagito con la guerriglia in Iraq e poi realizzato questo movimento che appunto si chiama Stato Islamico, che aspira a realizzare nuovamente l'antico califfato e che ha continuato a combattere in Iraq spostandosi anche in Siria. L'altro gruppo fondamentalista in Siria era al-Nusra, che è un'articolazione di Al-Qaeda, la vecchia organizzazione terroristica di Bin Laden. Quindi due soggetti molto poco raccomandabili, molto poco, assolutamente non filo-occidentali e portatori dell'oscurantismo, di un oscurantismo intollerante, violento ed aggressivo, intolleranti di ogni tendenza religiosa diversa dalla propria, di ogni altra interpretazione meno rigida di un certo tipo di dottrina islamica, che hanno egemonizzato la rivoluzione in Siria, soprattutto l'ISIS, infliggendo grandi sofferenze alle popolazioni, conquistando porzioni di territorio. Quindi diciamo che un embrione di territorio, un embrione di Stato l'hanno realizzato, nel senso che hanno occupato militarmente dei territori, vaste zone di territorio, e continuando a combattere contro il regime. L'Occidente, come lei diceva, è rimasto un momento tiepido, diciamo incerto rispetto a questo fenomeno, nonostante i filmati di decapitazioni, di brutalità inflitte ai prigionieri, di brutalità inflitte alle popolazioni, la grande prevenzione, in larga misura fondata, nei confronti del regime di Assad ha portato l'Occidente e anche rapporti di alleanza che ci sono tra paesi occidentali e alcuni paesi sunniti del Medio Oriente che inizialmente sembravano non voler contrastare l'ISIS, tutto questo ha portato a rallentare quella reazione che sarebbe stata necessaria. Per reazione io non dico che avrei voluto un'altra guerra, perché di guerre l'Occidente ne ha fatte abbastanza in questi anni in quelle aree e con esiti infausti e improduttivi, e anzi determinando a volte altre tragedie. Però sicuramente un atteggiamento coeso per far fronte a questa condizione che opprime etnie, popolazioni, riporta un oscurantismo barbaro in quell'area, che fa del male a quelle persone e che scatena questo enorme flusso migratorio, queste fughe bibliche dalla Siria, pensiamo, ecco, che sono questione delle fuggiti 5 milioni di persone. Generato milioni di profughi che hanno trovato la loro via per la salvezza attraverso le rotte balcaniche o le rotte mediterranee. Ora, questa massa di profughi è alle porte dell'Europa. Quali possono essere le conseguenze per l'Europa di così importante flusso di migranti, di profughi da queste aree verso il continente europeo? Beh, innanzitutto bisogna organizzare l'accoglienza. Il diritto di asilo spetta a chi fugge da una guerra, e ci sono sempre tutte le sere le polemiche, chi fugge da una guerra e chi invece arriva solo per motivi economici, eccetera, quindi la distinzione tra le due condizioni. Questi della Siria fuggono tutti da una guerra. Chiaramente. Qualcuno fugge dall'ISIS, qualcuno fugge da Assad, qualcuno fugge dal Nusra, ma tutti fuggono da una guerra, quindi qui rispetto al diritto all'asilo non ci sono possibili obiezioni. Quindi bisogna organizzare l'accoglienza, ospitarli, aiutarli, assisterli, speriamo che questo accordo con la Turchia aiuti e che la Turchia li accolga in condizioni dignitose. E bisogna farlo con una maggiore efficienza, con uno sforzo più rispettoso delle esigenze di dignità umana. Ha visto alcune immagini della Grecia, sono veramente inquietanti, vedere le condizioni in cui sono accampati migliaia di questi profughi. Però bisogna anche dire che è molto difficile per l'Europa ospitare 5 milioni di persone, che diventeranno di più se la guerra continua. Quindi organizzare l'accoglienza con uno sforzo eccezionale, perché sarà necessario uno sforzo eccezionale di tutta l'Europa, non può essere
un problema soltanto di alcuni paesi di approdo o di transito. Però l'esigenza fondamentale per affrontare il fenomeno e risolverlo in via definitiva è fermare la guerra in Siria. Quello è l'imperativo categorico. Sono in corso delle trattative a Ginevra, bisogna fermare politicamente quel conflitto trattando con le parti in causa, con quelle con cui si può dialogare, con cui si sta dialogando adesso, il governo siriano e le opposizioni moderate. Certo, è impossibile trattare, credo, per l'Occidente con l'ISIS e con al-Nusra, che infatti non sono presenti alle trattative. Bisogna trattare, e io credo che alla fine Assad dovrà accettare, con tutte le garanzie del caso che si potranno dare, ma dovrà accettare il passo indietro, perché è improponibile che una Siria democratica e pacificata possa ancora identificarsi in Quindi, quel regime che ha prodotto questi qual è una risultati. sua previsione a medio termine per la Siria? Lei sa, le trattative sono riprese nei giorni scorsi. Al momento c'è un cessate il fuoco molto precario, anche perché ci sono manovre Più politico che di intorno fatto. alla città di Aleppo. Stanno ricominciando le trattative. Io non ho previsioni. Io mi auguro che si riesca a trovare una soluzione per un ritiro di Assad, e su questo possono molto la Russia e l'Iran, che sono suoi alleati e possono svolgere azioni di persuasione. Quindi è molto importante la ripresa del dialogo su questo tema tra americani e russi, e anche la distensione che è intervenuta tra Stati Uniti e Iran. Io farei molto, molto leva sulla collaborazione Stati Uniti con Russia e Iran, che sono alleati di Assad, e promuovere e prolungare il cessate il fuoco, promuovere un governo di transizione che possa adottare una costituzione per poi arrivare a nuove elezioni. Io vedo questa come strada maestra. Nell'immediato, nell'emergenza, occorre fare di tutto per accogliere i profughi, ripartendosi tra Europa e Turchia un po' quelli che sono gli oneri, anche per evitare che i flussi si concentrino tutti in una stessa area. Avvocato, la ringraziamo di essere stato con noi questa sera e diamo appuntamento a tutti quanti alla prossima settimana dove esamineremo un'altra area di crisi.